Castel San Giovanni potrebbe fare scuola nel campo delle trattative sindacali. Per la prima volta da quando, 6 anni fa, Amazon si è insediata nel polo logistico castellano, i sindacati sono riusciti ad entrare in azienda. Raccogliendo le istanze di numerosi lavoratori, i sindacati sono riusciti ad intavolare una trattativa che mira ad arrivare alla sigla di un contratto integrativo aziendale. Se così fosse, si tratterebbe di un caso unico a livello europeo e forse anche a livello mondiale, dove da sempre il colosso statunitense, leader nel commercio online, si è dimostrato refrattario a questo tipo di negoziati. L'obiettivo a cui miriamo è sicuramente quello di pervenire a un contratto integrativo aziendale che dia delle risposte ai lavoratori. Sarebbe il primo caso in cui Amazon, che già per la prima volta ha accettato un confronto sindacale, vada a firmare con i lavoratori un contratto di secondo livello. Un'azienda che si trova il futuro e il passato insieme. Il futuro è la miglior azienda, diciamo, con le idee più avanzate nel commercio. Poi, insomma, i lavoratori lavorano come se fossimo in una catena di montaggio con tutte le problematiche della catena di montaggio. I lavoratori ci rappresentano molto problematiche per quanto riguarda le infiammazioni muscoloscheletriche, perché fanno un lavoro molto ripetitivo che non viene riconosciuto come malattia professionale.